E tu nel 2007 sei sbarcato online assieme al tuo regista Denis Gianiberti, che salutiamo, con il Renzo Arbore Channel, che a marzo ha fatto 100.000 visualizzazioni al giorno. Ma com'è il mondo di internet visto da un ragazzo di 82 anni? Guarda, io sono diventato un ragazzo, perché sto lì e guardo la televisione con internet e il telefonino, diciamo, il cellulare, perché guardo che c'è e sono diventato un grande navigatore, dove ho pescato anche, per esempio, il gruppo di Napoli che si chiama Song e Napoli Original Band, oppure scopro un percussionista, si chiama Ciccio Merolla, oppure cose della mia orchestra che sono state catturate dai cellulari quando sono andato in giro. Come, proprio come i ragazzini, ti perdi dentro il web, cioè passi da un sito all'altro, ti perdi un po' come fanno gli adolescenti.